Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato ormai è diventato sempre... Sono molto contento, e allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Buonasera, scusate il saluto un po', ero un po' in ritardo, facciamo ripartire la musichetta di sottofondo che ci accompagna sempre. Sono entrato in live un po' trafelato, tra l'altro negli ultimi istanti prima faccio tutto quello che... che non posso fare dopo tra bere e pulirmi il naso, e quindi allora stasera abbiamo in programma un po' di live coding. È un po' di volte che stiamo cercando di costruire un gioco e sono ritornato un po' sui miei passi, un gioco con Delphi e con FireMonkey, quindi pensavo di, come dire, di ricostruirlo un po' da zero, prendendo spunto quello che avevo fatto nelle precedenti puntate, tra virgolette, che erano, come dire, un po' estemporanee, e di introdurre qualche elemento fatto un po' meglio, perché diciamo che c'era un po' di codice da rifattorizzare, e quindi a un certo punto ho detto beh, magari riscriviamolo ed eventualmente rifacciamolo, se non dico da capo, ma prendendo spunto da tutto quello che abbiamo già scritto, in modo da riscriverlo e vedere anche magari per chi può essere interessato, per chi eventualmente guarda la live dopo o anche su YouTube, visto che le metto anche su YouTube, capire diciamo anche quello che ci sta facendo, vedere un po' di live coding ragionato. Buonasera Fubit, ben trovato. Stasera niente giochi, ti stai per buttare nei giochi retro. L'ultima volta ho visto un Indiana Jones, ma direi che ormai è passato già un po' di tempo, però purtroppo la settimana scorsa ero impegnatissimo, non ho fatto live perché dovevo preparare una presentazione per una conferenza, per il Delphi Day che tu conosci, o meglio, visto che sei stato sviluppatore Delphi, sui cognitive services, spero sia stata abbastanza interessante per chi l'ha vista in diretta. Poi penso che pubblicheranno anche tutto il materiale, le slide, gli esempi. Tra l'altro questo mi fa ricordare che devo mandarli assolutamente via mail in modo che vengano pubblicati. E quindi è stata una settimana un po' impegnativa, ho detto vabbè, prendiamo una decisione, dovendo fare un calendario partiamo, evitiamo le live per questa settimana, perché penso che tutte le cose non riusciamo a farle. Io quindi ci ho giocato a suo tempo, però devo dire poco, preferivo di più la serie di Monkey Island, che mi ha lasciato proprio nel cuore, mi è rimasta nel cuore. Allora, giusto per, come dire, non perdere troppo tempo, anche se è vero che poi, come dire, il canale mio lo gestisco io, quindi se volessi rilassarmi tutta sera potrei anche farlo, ma vabbè, già che facciamo qualcosa di utile almeno. Allora, link del Delphi Day al momento... Non penso che ci sia ancora materiale pubblicato, però nel caso possa interessare dare un'occhiata, l'indirizzo è abbastanza, come dire, è abbastanza intuitivo. al momento c'è, penso, ancora il programma, forse qualche sorgente, qualcosa, non so, se non ho controllato oggi se sono già, vabbè, che posso farlo anche adesso, dare un'occhiata se è stato già pubblicato qualcosa, ma mi sembra un po' presto perché si è concluso venerdì, quindi
No, è stato abbastanza interessante, diciamo. Comunque sicuramente farò sapere qualcosa appena ci sono le slide, così magari divulgo un po' sui social, scriverò qualche link, o magari si può anche replicare, nel senso che essendo stato poi una sessione abbastanza discorsiva con un po' di slide e anche un po' di esempi di codice, magari ci potremmo rifare una live per chi se l'è perso, per chi ha delle altre domande, siccome ero andato un po' lungo come mio solito, e perché non mi abituerò mai a fare le conferenze sia da remoto che in presenza, sembra sempre di avere tanto tempo, poi alla fine ci si trova incastrati. Allora, iniziamo a fare qualcosina. Allora, Delphi ce l'abbiamo attivo. Adesso mi metto una scena magari un po' più comoda, giusto per lavorare. Allora, ok, chiudiamo tutto quello che non serve. Quindi l'idea è di ripartire con il coding del gioco. Quindi vediamo che sia tutto, aiuto, che sia tutto a posto. Con i codici di un gioco tipo Mastermind, in realtà ci abbiamo già lavorato giorni fa, però la mia idea era quella di ripartire un po', non dico da zero, ma di rifare un po' tutto ragionando magari, quindi partendo da quello che è magari la scelta di un nome consono, perché frullato mi faceva un po' schifo, quindi. E partendo dalla business logic, però ricostruirla ragionandola un po', però in maniera anche abbastanza veloce, in modo da il prima possibile passare a quella che idealmente giovedì, che c'è un'altra live in programma, anche perché dopo me ne vado in vacanza qualche giorno, e quindi almeno così mi rilasso un pochino. Per cui la cosa ideale è partire con l'idea di un package. Allora, il nome che ho scelto non è che sia molto bello, però siccome ci sono i frutti da mescolare e si bada sui frutti, la mia idea è chiamarlo Fruit Mix, e così fa schifo, è vero, è un po' meglio di frullato forse, ma diciamo che tra correre e scappare, come si dice dalle mie parti. Però magari c'è un nome già un po' più accattivante, quindi creare un package, non perché dobbiamo installarlo o che cosa, ma per evidenziare il fatto che si tratta di una libreria, quindi di qualcosa che in realtà non può anche contenere non solo del codice, ma anche delle parti visuali. Però al momento ci metteremo dentro solo codice. Quindi direi, lo chiamerò anche, direi core, per sottolineare l'idea che è il core del nostro progetto. Magari lo salviamo, esatto, sotto una sottocartella core. Perfetto. Il project group al momento non ci serve, ma poi ci servirà, quindi lo andiamo, come dire, a mettere di sotto della cartella principale. Man mano che poi andremo ad aggiungere altri progetti, il project group ci servirà, perché includerà tutti i progetti, l'applicazione, gli eventuali test e quant'altro. La cosa carina sarebbe, come abbiamo fatto l'altra volta, aggiungere anche una parte di unit test, ma la vediamo eventualmente in un secondo momento. Ok, cerchiamo di ricostruire un po' quello che abbiamo fatto con il gioco. Diciamo la struttura base del gioco. La prima cosa che avevamo aggiunto era, come dire, la parte degli elementi con cui noi ci troviamo a giocare. Oddio, questo font è bello grandicello, che non è mai un male, però. Quindi vado ad aggiungere una unit che si chiama Fruit Mix Mix, non Mox, core game. Ok, perfetto.
quindi qui lo vado a salvare. Aggiungo type per iniziare a dichiarare dei tipi, tra cui non so, potremmo fruit mix verrebbe bene come prefisso, verrebbe bene fmx, ma è già il prefisso di fare monkey, quindi evitiamo di usare delle ambiguità. Chiamiamolo fruit game, così. Quindi questa idealmente è la classe che implementerà la come dire, la nostra business logic del nostro gioco. Mettiamo public, iniziamo a mettere qualcosa di pubblico. Allora, altra unit che potremmo fare è una unit con, avevamo definito, infatti io sto prendendo spunto dalla versione precedente. Avevamo definito quelle che si chiamano opzioni, quindi abbiamo fatto una, quindi chiamiamola di game option. Sì, va bene. Anche questa è una classe con le opzioni del nostro gioco, ovvero la configurazione di quanto lo vogliamo complicato. Ricordo che è sempre una sorta di mastermind, quindi in questa classe avevamo aggiunto dei campi privati, quindi sapete che la classe è il modello da cui vengono poi programmazioni oggetti, da cui vengono generate le istanze, gli oggetti. Idealmente di questa presumo che ne avremo una sola, ma potremmo anche crearne più di una, ad esempio per avere un'istanza nel gioco, averne delle istanze magari salvate che si possono caricare, intercambiare, quindi potenzialmente una classe, diciamo, è quello che ci vuole. Quello che dovremmo indovinare è una combinazione di frutti come mastermind, al posto dei vari colori che qui si usano dei frutti. Quindi come opzione avevamo messo una combo length, cioè la lunghezza della combinazione da indovinare, quindi quanti frutti assieme devo mettere assieme, e max guesses, che era il numero massimo di tentativi da fornire all'utente per poter, come dire, cercare di azzeccare la combinazione vicente. Qui mettiamo, quindi questi sono campi privati, sono inaccessibili all'esterno. Li dichiariamo così, ma poi dobbiamo poterli cambiare, e quindi andiamo a dichiarare delle property che ci espongano questi campi e ce li rendano, come dire, ce la posso fare, modificabili anche all'esterno. Quindi usiamo ovviamente per la parola chiave property in Delphi, che dichiara una proprietà di tipo integer che legge e scrive su questo campo privato. Quindi il campo rimane privato. Un domani che vogliamo, ad esempio sulla write, andare a definire delle condizioni, ad esempio che non sia possibile impostare, per dire, un valore 0 o addirittura inferiore, in questo modo noi lo possiamo fare. Property, andiamo a mettere max guesses. Quindi un domani magari lo faremo, adesso per non complicare troppo la, come dire, il nostro esempio, lo evito, ma giusto per semplificare. Quindi questa è una classe, non ho indicato una classe da cui ereditare, quindi in automatico questa diventa la classe superiore del mio game option. Quindi tutte le classi, anche se non specificato, se non indico una superclasse, ereditano da TObject, che è la madre di tutte le classi. Andiamo ad aggiungere un costruttore. In Delphi c'è una parola chiave, constructor, che permette di definire un costruttore. Quindi qui generalmente quello che si fa è andare, magari scrivendolo come si deve, a chiamare il costruttore ereditato, e facciamo eventualmente un'inizializzazione dei nostri campi con un default. In questo modo
Combo length, ad esempio, andiamo a mettere, cosa mettiamo di bello come combinazione? Mettiamo 3 e come tentativi per indovinare mettiamo al momento 5. Poi in questo modo andiamo a inizializzare le nostre game option con dei valori iniziali che possiamo però eventualmente cambiare in qualsiasi momento, quindi senza nessun. Ok, quindi chiudiamo un attimo questo browser. Un'altra cosa che avevamo fatto è andare a definire ovviamente delle entità o comunque come dire, gli elementi con cui andare a giocare. Quindi potremmo fare una nuova unit che si chiama Fruit Mix Core, chiamiamola o entities oppure come si usa più spesso, vedo in ambito Delphi, un types per indicare qualcosa dei tipi condivisi, anche se sono poi tutti tipi, quindi qui dentro possiamo mettere le cose che fanno un po' da fattore comune e sono accessibili da qualsiasi altra classe all'interno del nostro progetto. Ad esempio, possiamo mettere un fruits, che sono i nostri frutti, questo è un tipo enumerativo, la dichiarazione di un tipo enumerativo, ad esempio i frutti con cui avremo a che fare, me li sono un attimo annotato, saranno strawberry, la fragola, la pera, l'ananas, la ciliegia, un kiwi, quindi sono 8 frutti con cui noi avremo a che fare, con cui noi andremo a generare una combinazione che è quella vincente e con cui potremo eventualmente, come dire, tentare di indovinare qual è quella vincente, quindi fare i nostri tentativi di indovinare. Stavo pensando game option, chiamiamolo game fruits. Così magari, se vogliamo leggerli un po' meglio, questo ce lo possiamo poi formattare come ci piace, anche in ordine alfabetico, tanto poi non è poi fondamentale. Ok, quindi abbiamo i frutti, abbiamo delle opzioni. Un'altra cosa che avevamo definito era lo stato del gioco. Nel senso di in corso oppure in attesa di avvio, anche se in realtà io avevo unito, secondo me erroneamente, tutto in un unico stato, ma converrebbe, secondo me conveniva invece lavorare con due stati distinti in modo da, come dire, avere qualcosa che ci dica se il gioco è ancora in corso o meno. E un'altra cosa che ci dica se abbiamo dei vincitori oppure se il gioco è stato perso, ma adesso eventualmente da questo punto di vista lascio un attimo le cose aperte per non eventualmente ripetere gli errori dell'altra volta. Allora, dopodiché abbiamo quindi il nostro game, il nostro fruit game. Quindi il nostro fruit game da cosa sarà composto? Allora, sicuramente delle parti public accessibili, ad esempio con dei metodi per iniziare il gioco, per terminarlo, per accedere alle opzioni, e una parte privata che sono poi i nostri campi, come ad esempio la parte di option. Idealmente la nostra unit farà utilizzo di tutte le unit che abbiamo appena definito, quindi le vado già ad aggiungere alla clausola uses, perché ad esempio le opzioni sicuramente saranno qualcosa con cui io avrò a che fare nel mio gioco. Quindi il mio gioco avrà delle opzioni che io posso andare ad alterare, quindi l'oggetto vado ad aggiungere una property option di tipo game option.
Ok, di sola lettura in modo che nessuno possa andare a scrivere questo oggetto, nel senso sostituirlo con un altro oggetto, in quanto di questo oggetto me ne occupo io direttamente all'interno di questa istanza. Quindi qui abbiamo tObject, andiamo a mettere anche qui il nostro constructor e anche un destructor. Scrivimelo giusto in linea perché ci servirà poi per distruggere gli oggetti. Mentre create il costruttore a livello di tObject è statico, il metodo destroy è invece virtuale, in modo che invocato sulla classe base, cioè, di solito c'è il metodo free. Il metodo free verifica se il puntatore è inizializzato e in tal caso va a chiamare il destroy che si occupa della distruzione degli oggetti. Quindi qui, a differenza di altri linguaggi, non abbiamo un garbage collector, ma abbiamo le interfacce che sono reference counted, ovvero quando usiamo le interfacce noi possiamo assegnare dei valori delle variabili tipo interfaccia e quando non ci sono più riferimenti agli oggetti, la memoria dell'oggetto viene deallocata in automatico in quel momento. In tutti gli altri casi, quando lavoriamo con oggetti, diciamo, tradizionali, siamo noi a dover invocare, ad esempio, in questo caso, quando creiamo il gioco, andare a fare la create del nostro game option e alla fine andare a controllare se il nostro option è inizializzato, fare una free e mettere eventualmente opzionalmente la variabile anil. Questo non è visibile perché occorre una unit di sistema che si chiama sysutils o forse in classes, ma intanto ci serviranno entrambe, quindi le mettiamo tutte e due. Ah no, sono io che ho scritto sbagliato, perfetto. In ogni caso, da qualche parte il problema c'era. Quindi, quando il gioco viene creato, il gioco crea le opzioni. Se noi andiamo a distruggere il gioco, dobbiamo ricordarci di distruggere anche l'oggetto delle opzioni. E quindi siamo responsabili della distruzione degli oggetti che andiamo a creare. Questo ovviamente non farà un'iniezione dall'esterno come dipendenza, in quanto è strettamente correlata a questa istanza, è semplicemente una separazione di dati in un altro tipo, invece che riportarli direttamente nella classe del gioco di per sé. Però allora, un'altra cosa che possiamo fare è andare a memorizzare, ad esempio, la combinazione dei frutti, quindi la combinazione vincente, che è quella che viene inizializzata all'avvio del gioco. Quindi questo come possiamo farlo? Facciamo un campo winning combo di tipo tArray, potremmo dichiararlo così o con la scrittura array of, in questo caso t non tfruit, ma come li abbiamo chiamati, game fruits. Quindi possiamo dichiararlo così. Io preferisco, da quando è possibile, usare la versione, come dire, generica perché mi piace di più ed è più leggibile. Quindi questo è un array di game fruits, grande quanto, ancora non è determinato, lo andremo a determinare nel momento in cui noi ci troviamo a... Oh, ciao Listic! Sono molto curioso di vedere se riesco a seguire lo sviluppo. Beh, direi quasi sicuramente, perché a parte che il codice è straleggibile, poi ho visto che hai a che fare con dei linguaggi ben più complicati e con degli scenari ben più complessi di questo, quindi secondo me dubito che farai fatica. Anzi, è più difficile che sia io, ho più difficoltà io a seguire quello che penso. Allora, comunque ben arrivato, perché okay, qui c'è gente che ancora non è andata in vacanza, io ci andrò presto, ma
Quindi, ricapitolando, abbiamo il nostro fruit game, abbiamo un'istanza delle opzioni, leggibile perché vorremmo poi andare a cambiare magari dei parametri, abbiamo la combinazione vincente dei nostri frutti, che sono questi qui, questi 8, che poi tradurremo ovviamente con qualcosa di grafico per vedere. E altra cosa che abbiamo è quello che riguarda lo stato del gioco, ovvero nel momento in cui noi iniziamo a giocare avremo, come dire, un, non so, una parte iniziale di possibilità, quindi avremo dei guess left, quindi il numero di tentativi che ci rimane, avremo dei metodi per tentare la combo, cioè per tentare ovviamente di indovinare qual è la combinazione vincente, eccetera eccetera. Quello che io andrei a fare, quindi ipoteticamente adesso al netto di andare a metterci dei gran to do, avremo degli start game, avremo non uno stop, magari un surrender, o non so come chiamarlo, un qualcosa del genere, che ci darà la possibilità di avviare il nostro gioco. Quindi questo possiamo ovviamente implementarlo come corpo, però andiamo da me a lasciarci il to do, implementare avvio del gioco, ok? Quindi dopo penseremo un attimo anche dopo come farlo. Un'altra cosa che l'altra volta avevamo stabilito era, avevamo creato anche delle classi per andare a inizializzare, andare a fare delle, come dire, delle supposizioni, fare i tentativi, verificare se in una combinazione c'è è presente quella vincente, e tutta una serie di assiomi, contare quanta frutta c'era in una combinazione, se la frutta era inclusa in una combinazione, eccetera eccetera. Quindi c'erano un po' di parametri di questo tipo. Allora sto pensando a dove andare a inserire, perché non mi piace molto che facciano parte di per sé del game come classe, però rischieremmo magari di fare un po' di over engineering e di esagerare poi con le classi. Tanto se vogliamo possiamo poi sempre rifattorizzare, quindi potremmo anche mettere tutto qui dentro. Quindi da fuori chiamiamo start, quindi avvio del gioco. Cosa comporta? Comporta l'inizializzazione della combinazione vincente, così iniziamo a mettere giù le cose da fare, e l'inizializzazione del numero dei tentativi che abbiamo a disposizione. Quindi questo è di fatto quello che comporta lo start. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un metodo magari privato, procedure, lo chiamiamo, avevamo chiamato così anche l'altra volta, initialize winning combo, dove la mettiamo privata. In questo modo nessuno ovviamente può andare a rinvocarla direttamente da fuori. Poi qui sapete che classi nella stessa unit in Delphi possono vedere i membri, e se vogliamo invece renderli realmente privati dobbiamo usare la versione strict. Questa è una cosa mutuata dal mondo .NET per compatibilità anche con .NET. Io però sono abituato a lasciarli così perché sono molto più, diciamo, retrocompatibile da questo punto di vista, e non voglio necessariamente chiudere tutte le possibili strade. Quindi initialize winning combo, facciamo, c'è uno shortcut Ctrl Shift C che ci va a creare il metodo. Ciao Antonello, ti riconosco dal nick. Dice, non ci vuole un grande sforzo, però è sempre lunedì, è sempre lunedì alle 9:30 dopo una giornata di passata su .NET, tra l'altro. Quindi inizializziamo la nostra combo vincente. Oddio, come facciamo a inizializzarla? Abbiamo definito un array
che contiene le nostre, la nostra combinazione vincente. In realtà l'avevamo già più o meno scritta la volta scorsa e avevamo già scritto una mezza procedura, adesso la riscriviamo. E allora, sicuramente la prima cosa da fare è chiamare un randomize perché la combinazione che vogliamo inizializzare, che sta dentro a questo campo, winning combo, che sarà un array dei nostri frutti. Come dire, dovrà essere ovviamente piena di, cioè riempita con delle combinazioni casuali, quindi in Delphi abbiamo il randomize che ci consente di inizializzare il generatore di numeri casuali con, se non ricordo male, il numero di millisecondi trascorsi dall'inizio di Windows o comunque un... Allora, il concetto è che noi dobbiamo riempire il nostro array, quindi la cosa più facile che potremmo fare con quell'array è, come dire, andare a inizializzarlo come dimensione tipo winning combo con set length. Noi possiamo, come dire, prendere un array, dargli una dimensione, ad esempio tre elementi, e questo è un array dinamico, quindi possiamo ridimensionarlo a tre elementi, a due perdendo il terzo, a zero, a mille. Possiamo fargli fare la fisarmonica. Quindi possiamo inizializzarlo in qualsiasi momento alla dimensione che vogliamo. Il problema è che dovremo stare attenti a non generare, come dire, dei duplicati. Quindi magari il codice potrebbe diventare, un pochino, come viene da dire, un po' complicato. Magari ci potremmo aiutare con una lista da creare e distruggere, in cui inserire via via man mano i nostri frutti, finché non abbiamo riempito il nostro array evitando possibilmente duplicati. Sto installando Windows 11 di già, è già disponibile. Una versione beta o una versione... Se sparisco probabilmente mi ha riavviato il PC. A tanto Twitch non se ne accorge quasi perché... Uno potrebbe anche chiudere il browser e se lui non vede qualcuno per un po', probabilmente lo segnala, ma non ho mai capito bene, non ho ancora capito bene le dinamiche con cui va a indicare se qualcuno c'è, qualcuno non c'è, quindi per cui... Allora, ok, quindi io direi di sfruttare questa funzionalità della lista, ovvero creare una... Cioè, farò prima o poi a scrivere qualcosa, una tlist, ok, di però game fruit, cioè una lista di frutta da gioco, diciamola così. Per poter utilizzare quello dobbiamo aggiungere generics collection, una unit che contiene, eppa, aiuto, fermati lì, che contiene una versione generica della lista, perché qui c'è una lista come l'array list di .NET e poi abbiamo la lista. Quindi qui la andiamo a inizializzare in questo game fruits, ho sbagliato a scrivere, ok. Infatti me lo sta segnalando. Oh, se vogliamo essere raffinati, possiamo anche compattare il codice e usare le variabili inline, che questo è un po' il vecchio Pascal, mentre questa è la versione più recente che ci consente di dichiarare variabili inline, quindi con la gestione dello scope e tutto il resto. Quindi ogni cosa che creiamo la dobbiamo distruggere, quindi al termine dell'utilizzo di questa simpatica lista andremo a farne la free, quindi andremo a distruggere non so come mai, ah sorry, l'ho dichiarata ma non l'ho creata, ok, quindi non era andata a buon fine la dichiarazione. Quindi noi qui l'andiamo a dichiarare, non diciamo il tipo, ma il tipo viene
automaticamente per type inference viene determinato in base al fatto che stiamo creando una lista di game fruit, quindi questa sarà una lista di game fruit. Qui dentro la utilizziamo, quindi faremo la nostra inizializzazione e qui l'andiamo a distruggere. Quindi che cosa facciamo di bello? Allora, dovremmo andare a stabilire intanto i valori minimi e massimi, magari questo lo facciamo prima, del nostro generatore random. Quindi scrivere qualcosa del tipo random minimo. Allora, abbiamo il tipo game fruits, che è un enumerativo che noi possiamo convertire in intero. Ovvero con low prendiamo il valore minimo del nostro tipo numerativo. Quindi se abbiamo questi tipi, con low andremo a prendere banana e con high andremo a prendere kiwi, quindi il primo e l'ultimo. Però siccome noi ragioniamo con dei numeri, dobbiamo stare attenti. Possiamo fare un cast a intero, cioè possiamo convertire praticamente questi valori in un valore numerico intero, ovvero questo è lo 0, questo è l'1, 2, 3, eccetera. In questo modo, perché il generatore di numeri ci genera degli interi e quindi dobbiamo dargli dei range interi. Allo stesso modo facciamo il max, quindi castiamo a intero il valore massimo del nostro enumerativo, game fruits. E in questo caso aggiungiamo anche un 1 perché se non ricordo male il random tira fuori i valori random da questo a questo, questo incluso e questo escluso. Quindi mettiamo più 1 altrimenti non prenderemo mai l'ultimo valore. Quindi abbiamo stabilito i range, abbiamo creato la lista, a questo punto dobbiamo produrre come dire, valori random, frutti random, per così dire. Finché non abbiamo riempito la lista e raggiunto la lunghezza necessaria, possibilmente senza duplicati. Quindi andiamo a generare un chiamiamolo fruit item. Qui come faremo? Faremo random range. Adesso qui l'errore perché il tipo ovviamente non è compatibile, anzi forse non ho messo la unit che lo contiene, probabilmente sarà system math, adesso la sto facendo cercare, ma faccio prima cercarla io perché ce ne sono veramente troppi percorsi su cui cercare. Si è bloccato tutto come sempre. Ehi. Magari abbassiamo un po' il volume. Abbiamo dei volumi un po' esagerati. Allora, almeno io in cuffia li sento così. Allora, direi che la unit probabilmente è system math. Mi lascio lì il segnalibro così posso tornare in qualsiasi momento. Al nostro, perché c'ho il programma attivo dello zoom. Ok, ecco perché tutte le volte che schiaccio ok, infatti adesso l'ha preso. Quindi random range prende from e to, quindi il from è il nostro random min, questo è il to è il nostro random max e questo tira fuori usando come minimo e massimo degli interi un valore intero che noi però dobbiamo convertire a questo punto nel tipo numerativo, altrimenti, cioè io voglio avere un valore da 0 a 7 che poi mi diventi uno di questi enumerativi. E qui abbiamo un frutto casuale. Andiamo a vedere quindi se cosa facciamo? Facciamo. Dobbiamo ripetere questa operazione fino a quando la nostra lista, che è poi la lista che conterrà la combinazione vincente a tutti gli effetti, non
non avrà una lunghezza uguale a quella impostata nelle opzioni. Ovvero facciamo un ciclo while e gli diciamo ripeti questa roba finché il count della nostra fruit list è minore di, andiamo nell'oggetto delle opzioni e prendiamo combo length. Cioè finché la nostra lista che contiene la combinazione vincente ha una lunghezza, ha un numero di elementi che è inferiore alla combo length, alla nostra lunghezza della combinazione delle opzioni, noi continuiamo a fare il nostro giro. Quindi mettiamo combo al begin. Cosa facciamo? Continuiamo a tirar fuori un frutto, a vedere se la nostra fruit list contiene il frutto che abbiamo estratto. Se lo contiene facciamo un continue, cioè torniamo di nuovo al while, altrimenti lo aggiungiamo e quindi tutte le volte che generiamo un frutto che c'è già, ripetiamo l'operazione e quindi saltiamo. Se invece ne generiamo uno che non c'è, allora a questo punto possiamo fare un add del nostro frutto e quindi non so, arriveremo qui, è sbagliato. Ok, quindi pesco un frutto, ce l'abbiamo già, ripetiamo, un altro frutto ce l'abbiamo già, non ce l'abbiamo, lo aggiungiamo. Quando ne abbiamo tre, fine del ciclo while, perché se qui abbiamo impostato 3 o 5 o qualsiasi valore, finché siamo sotto continuiamo il ciclo. Quando siamo arrivati al punto, usciamo. Arrivati a questo punto, cosa facciamo? Abbiamo la nostra winning combo, c'è un metodo della nostra fruit list, se non ricordo male, che fa un toArray, cioè ci prende gli elementi della lista e ci costruisce un bel array. Quindi una volta che noi abbiamo messo nel campo privato questa combo, facciamo quindi la nostra lista, abbiamo finito di utilizzarla, possiamo distruggerla e a questo punto abbiamo il nostro array. Quindi quando facciamo start, qui andiamo a chiamare initialize winning combo, in modo da avere la inizializzazione vincente. Quanti tentativi mancano? Mettiamo un campo guesses left, numero di tentativi che mancano. Sicuramente dovremo anche in qualche modo andarlo a leggere da qualche parte, magari per visualizzarlo o qualcosa del genere. Quindi facciamo una proprietà che legge. Questa F per convenzione è un field per indicare i campi della classe, che in questo caso sono privati. E in questo caso, quindi inizializziamo la combo, la seconda cosa che andremo a fare è dire quanti tentativi hai, i tentativi sono quelli che sono indicati nelle opzioni. Quindi max guesses, numero massimo di tentativi, diventa i tentativi a disposizione. Quindi a questo punto potremmo dire che il gioco lo abbiamo iniziato da un certo punto di vista, perché abbiamo stabilito, potevamo poi in realtà mettere tutti in un metodo, eventualmente fattorizzare un secondo momento, ma al momento lasciamo così. Quindi io a questo punto posso iniziare a tentare di indovinare. Io farei anche una cosa, ovvero cercherei di capire quando il gioco mi è scollegato per maltempo e cancellato. Sì, la chat quando si rientra viene cancellata perché funziona. Tra l'altro ho scoperto che funziona col protocollo IRC dietro le quinte, quindi chiunque fa i bot utilizza questo protocollo e quindi viene replicata quando uno guarda la live in differita, però se uno si ricollega i messaggi precedenti non riappaiono a meno di non andare dopo a vedere il filmato registrato. Quindi comunque non c'erano altri messaggi. ok, quindi andiamo a fare una property che io chiamerò is running per sapere se, come dire, io sto
ancora giocando, anzi, più che una property facciamo una funzione is running boolean. Questa mi serve per sapere se io sto giocando e quando la vado a chiamare, diciamo, come faccio a sapere se sto giocando. Vado a vedere se il numero di tentativi è maggiore di 0, quindi se ho ancora dei tentativi vuol dire che sto ancora giocando. Poi chiaramente, se, come dire, se decideremo di interrompere il gioco, porteremo i tentativi a 0 e abbandoneremo il... Potremmo anche andarlo a implementare, ad esempio, non so, chiamiamolo, no, surrender, no, give up. Non saprei come scrivere, mi arrendo, come dire. Give up, mettiamo guesses left uguale a 0 e quindi ci arrendiamo a questo punto. Sicuramente potrebbe essere utile, magari anche per visualizzazione, sapere qual è la winning combo, quindi aggiungiamo anche una proprietà per questa. Mettiamo che vogliamo andarla a visualizzare. Se lo tiene rimango. L'importante è che non disturbi l'installazione di Windows 11, perché se fa come i firmware e cade tutto, vabbè, la connessione web in realtà non dovrebbe compromettere. Ho visto la presentazione di Windows 11, ma mi è parso un po' strano. Non so, sono rimasto un po' stranito, devo dire, da questo stile bianco, tutto acrilico con la roba centrata. Questo stile Mac, che se volevo un Mac mi facevo un Mac, appunto. Non lo so, finché non lo provo, dopo mi dirai quali sono le impressioni, magari condividiamo sul gruppo di... Ok, quindi ho fatto anche una sorta di give up. Winning combo ce l'abbiamo, l'abbiamo esposta. Quindi che altre cose potremmo fare? Potremmo fare iniziare a, come dire, provare i vari tentativi, come dire, vari tentativi, nel senso fare i tentativi, provare a indovinare e vedere se come dire, la combinazione che proviamo è quella giusta, e quindi in questo modo anche andare a giocare. Quindi mettiamo una procedure, ok, una procedure dove la chiamiamo, come la chiamiamo, guess, oppure try guess, non lo so. Qui dentro cosa passiamo? Passiamo praticamente una combo da provare, che è poi sempre il solito array di... Questo forse è meglio chiamarlo a rifattorizzare e chiamarlo magari game fruit, perché ovunque poi venga utilizzato in realtà rappresenta un singolo frutto, quindi il plurale può aver senso se noi facciamo un set o qualcosa del genere. Avrei potuto utilizzare anche il set, adesso che ci penso. Anzi, sai che quasi quasi, senza quasi quasi, perché idealmente il set ha un numero di elementi limitati, però, cioè, in Delphi è presente anche, ovvero qualcosa del genere, un tipo di dato che si chiama set of, per chi ovviamente non lo conosce, game fruits, il download. È deciso proprio di rischiare con il diluvio. Io non vorrei dire, ma tutte le variabili mi fanno pensare che tu non debba installare Windows 11, da quello che... Connessione che cade, diluvio universale, secondo me
ci sono dei forti sospetti che qualcuno non voglia. Quindi in realtà avremmo potuto utilizzare anche questo, un set, però diciamo che, come dire, procediamo con l'array, tanto l'abbiamo fatto così, poi va bene perché in questo caso siamo, come dire, coperti da qualsiasi punto di vista, qualunque sia la lunghezza dell'insieme che noi vogliamo dare, e comunque usiamo in questo modo gli array. Quindi noi in realtà una procedure no, vorrei fare una function che mi restituisce il numero di elementi che ho indovinato. Quindi abbiamo questa function a disposizione. Come la implementiamo? Ad esempio, potremmo dire che intanto se not is running usciamo, sarebbe più, magari più corretto. Vedo che ci sono degli errori, ho fatto qualche... Ah, qui non mi ha fatto... Non mi ha fatto refactoring per qualche motivo sconosciuto. Ok. Sì, il risultato è undefined perché in realtà noi qui non dovremmo fare un portatile sacrificabile. Lo sparring part, il muletto come lo chiamano. Più che exit dovremmo dire, attenzione, game is not running, una cosa del genere. In realtà, se vogliamo essere un po' precisini, possiamo anche aggiungere una unit. Ok, dove mettiamo un po' di risorse, se la chiamo genericamente resources. Ora su strings la chiamiamo, adesso vediamo, tanto va bene così. Game is running. Anzi, game not running. Il gioco non è in corso, oppure la partita non è avviata, chiamiamola. Che sarebbe più corretto perché qui dovremmo restituire un valore, ma il concetto è che se il gioco non è in funzione, quindi aggiungiamo questa alla uses main implementation, qui mettiamo str game not running, così abbiamo messo nella unit i vari messaggi che possiamo internazionalizzare. Game not running, ok. Quindi come procediamo? Se invece è in running dobbiamo testare che la nostra combo sia o meno, come dire, quella corretta. Come potremmo fare? Abbiamo due modi: o contiamo quanti delle i nostri elementi sono dentro la winning combo, e quindi se il numero è uguale alla lunghezza abbiamo vinto. Direi che è l'unica cosa che possiamo fare, è la cosa più veloce. Altrimenti direi che facciamo così, perché mi sembra. Quindi qui mettiamo un altro metodo e la chiamiamo count, fruits ma altrimenti poi la possiamo implementare anche qui, quindi non è che effettivamente tanto ci basta un ciclo. Quindi quello che noi dobbiamo fare perché l'altra volta avevo fatto un helper, ma allora fruiting combo, quindi che cosa facciamo?
Facciamo un ciclo sugli array, quindi qui potremmo addirittura ciclare, come in realtà nell'esempio che ho visto in questi giorni fatto da una ragazza che si chiama Yuna Salviati, che ha implementato in Flutter un gioco di questo tipo, però tenendo in considerazione le regole, quelle reali del mastermind. Io qui, come dire, vado un po', non guardo la posizione, invece in quel caso si va anche a vedere la posizione, si danno dei feedback diversi. Io qui volevo fare un po' più semplificato perché mi prendevo spunto da un'altra versione di questo gioco che era un pochino più easy e non teneva conto, diciamo, di come erano disposti poi i frutti, nella combinazione, quindi basta indovinare quelli che ne fanno parte. Quindi ciò che dobbiamo fare è ciclare, come dire, adesso metto il var qui, ma siccome stasera vogliamo essere raffinati, lo facciamo direttamente nel ciclo for. Quindi facciamo una var l fruit, come dire, la nostra guess for, vabbè, qui non abbiamo bisogno di fare length, quindi cicliamo tutti i frutti che abbiamo da indovinare, che abbiamo nella nostra combo, partendo dal primo fino all'ultimo. Analogamente facciamo winning fruit da 0 a, in questo caso andiamo sulla winning combo, meno 1, questo chiamiamolo frutto da indovinare, frutto vincente. Cosa andiamo a fare? Andiamo a dire che se il frutto che vogliamo indovinare è uguale al frutto vincente, incrementiamo il valore di ritorno che andrebbe anche magari inizializzato. Quindi partiamo che abbiamo indovinato 0 frutti, li cicliamo e nel momento in cui il frutto indovinato coincide con un frutto vincente, incrementiamo e potremmo anche fare un break per uscire almeno da questo ciclo for e andare a vedere il prossimo frutto. Poi vabbè, ottimizzando potremmo saltare quello già indovinato, potremmo fare un sacco di ottimizzazioni. Comunque poi creeremo anche i vari unit test per questa roba, quindi così avremo tutto, diciamo, testato con varie casistiche. Ok, quindi una volta fatta questa procedura, cosa facciamo? Restituiamo un risultato. In realtà, l'ideale era andare a comunicare con, che adesso si arrabbia perché ho cambiato il prototipo. Ok. Andiamo a mettere qui ormai sono, non so più che nome dargli. Ok, quindi il concetto è che se noi, come dire, partiamo da zero, incrementiamo e arriviamo a
avere quindi un numero di frutti indovinati che è uguale alla lunghezza della nostra winning combo, quindi se qui c'è 3 è la lunghezza delle 3, ne abbiamo indovinati 3 su 3, allora, come dire, il gioco è vinto, quindi possiamo fare una serie di cose. Altrimenti, cosa facciamo? Decrementiamo il numero di tentativi a disposizione. E se siamo arrivati a zero, quindi facciamo un tentativo, partendo ad esempio da tre tentativi, finiamo a due, finiamo a uno, finiamo a zero. Se siamo sotto lo zero, in realtà potremmo controllarlo prima, quindi guess is left. Il gioco è perso in questo caso perché non abbiamo più tentativi, altrimenti decrementiamo e si può rifare in questo caso un altro giretto. Qui diamogli un nome un pochino, miglioriamolo un po', ad esempio diamo un sync edit match count, forse più carino, match count è uguale a lunghezza, ok, più o meno direi che ci siamo, il gioco è vinto. Quindi in ogni caso potremmo anche creare dei metodi virtuali, cioè non privati, volevo dire, che vanno a impostare queste cose, ma lasciamo un attimo. L'ideale sarebbe, volendo fare, come dire, agganciare in un secondo momento un'interfaccia utente, implementare, aggiungere al nostro progetto quella che è un'interfaccia, quindi questa è un po' l'idea da perseguire, con cui interagire in modo da segnalare tutti gli accadimenti, diciamo, che avvengono nel gioco per poterlo segnalare tramite la nostra interfaccia, ovvero quando qualcuno vince, quando qualcuno perde. Quando non so se ci sono, quando il gioco si interrompe, eccetera, eccetera, quindi cose di questo tipo. E come fare? Quindi andiamo ad aggiungere una unit che noi chiameremo Quick Mix Core, chiamiamola per il momento Interfaces, un po' generica, ma non T, ma chiamiamola game. Questo è un po' una sorta di un'implementazione di quello che è un observer, quindi potremmo chiamarla game observer, per quanto non vorrei, diciamo, fare troppo riferimento al pattern, perché poi aggiungo magari altri elementi, però potremmo anche, come dire, chiamarlo in questo modo. Quindi abbiamo questa interface. Per prassi in Delphi si va ad aggiungere anche un GUID all'interfaccia, in realtà è una cosa che è per compatibilità verso COM, che è uno standard di interoperabilità tra componenti, predecessori di .NET. In realtà non so se è ancora necessario, però io lo aggiungo sempre per abitudine. Questa che roba è? È un'interfaccia che noi vorremmo venisse implementata da qualche oggetto che va notificato, esterno, che deve essere notificato su quello che avviene nel gioco, ad esempio quando il gioco parte, quando il gioco termina, quando si fa un tentativo e non va a buon fine, quindi sul fatto di
vincere, di perdere, quindi tutti quelli che sono gli eventi, per così dire. In realtà in Delphi potremmo usare anche gli eventi, una sorta di game event o di delegati, come si dice in C Sharp, per gestire questo tipo di cose. Però, come dire, in questo caso sappiamo che comunque quegli eventi dovranno essere in qualche modo gestiti e in questo caso decidiamo di implementarlo in questo modo, by design, quindi questo è un po' il nostro design. Il concetto quindi qual è? Che quando noi andiamo a creare il nostro gioco, ok, noi andiamo a specificare come dipendenza, qui mettiamo un po' d'ordine, questo game potremmo in realtà lasciarlo come dipendenza anche opzionale, sì, che potrebbe anche essere un'idea, oppure passarlo come col messaging. Anche il messaging potrebbe essere effettivamente un espediente per poter veicolare queste informazioni, perché ci sono, forse che non convenga anche quasi, per comodità, utilizzarlo, così si va a mettere un payload, perché Delphi ha incorporato una sorta di sistema di messaggistica. Beh, già non è una sorta, è proprio un sistema con cui un oggetto può veicolare un messaggio, appunto al sistema di messaggistica, e c'è chi si può, come dire, mettere in ascolto, ed eventualmente ricevere il messaggio con un payload e andarlo a gestire. Non è che potrebbe essere anche più interessante, molto più interessante in questo caso. Il messenger, abbiamo un default, quindi ci mette a disposizione questo sistema. È un default messenger, che è un messenger creato, come dire, di default, a cui noi possiamo veicolare dei messaggi. In realtà potrebbe essere più interessante, quindi potrei quasi quasi passare a usare quello. Non me lo ricordo proprio benissimo, però so che di averlo già usato, quindi tanto meglio, così me lo ripasso. Ok, aggiungiamo un ulteriore step, come dicevamo prima, giusto per fare un po' di, come dire, un po' di test. Abbiamo a disposizione un framework che si chiama di UnitX, con cui noi possiamo andare a creare degli unit test. È un wizard, ok, aggiungilo al project group, crea una test unit, setup e teardown, metti dei sample test method, va bene. Qui chiamiamo t fruit game tests, quindi andiamo a farci creare questo simpatico progetto. Qui gli ho fatto aggiungere già qualche metodo, così abbiamo anche un'infrastruttura. Ok, dobbiamo andare a salvarlo. Aggiungiamo una bella unit a fruit x core tests, fruit game tests. Mai fatti unit test. Direi ironica, no? Nel senso, c'è chi non li ha mai fatti, ma conoscendoti, penso sia ironia spicciola, anche perché noi siamo abituati, ci hanno sempre fatto una testa così con i test. Allora, quindi abbiamo il nostro progettino. Allora, quello che io faccio di prassi qui è andare ad aggiungere direttamente le unit, ma non ne ho molta voglia, anzi andiamo a incorporarla direttamente dalla directory. Era un po' lento, ma secondo me è l'OBS Studio che gestisce il live, che è un pochino. C'è già un search path, giustamente di unit. Allora ci vado ad aggiungere
il nostro percorso del core. Per mancanza di tempo, il tempo è sempre una delle motivazioni date, anche se devo dire che quello speso inizialmente, se dopo si recupera, perché in certi casi sono veramente, soprattutto quando ce ne sono tanti e testano tutto, sono veramente, veramente utili. Sto controllando di averlo messo nel posto giusto, perché ho il configuration al platform, ok, va benissimo. Quindi cosa potremmo scrivere? A parte quelli che lui ha creato di test che non potremmo anche tenere, ma proprio solo come esempio, ma tanto possiamo crearli, possiamo ricrearli tutte le volte che vogliamo. Allora, setup e teardown ci sono utili. Questi potrebbero tornarci utili per provare diverse combinazioni, ma andiamo sul semplice, quindi. Allora, setup e teardown, aggiungiamo intanto un'istanza del nostro, l'aggiungerei, usa le unit del progetto, giusto, c'hai ragione, perché è un altro progetto, FreeMix Core Game, virgola, mettiamolo. Momento di colonna sonora metal, allora Fruit Game, ok. Quindi setup teardown viene fatto ad ogni test. Il setup è l'inizializzazione, quindi noi prendiamo il nostro Fruit Game e lo andiamo a creare. Alla fine del test lo andiamo a distruggere. Poi qui abbiamo, vabbè, questi due metodi. Abbiamo la registrazione della nostra text feature, cioè il gruppo di test che stiamo implementando. Allora, invece che test 1 lo chiamiamo, questo posso eliminarlo, tanto lo vado a ricreare. Test, ad esempio, potremmo testare che all'avvio il game non sia in running. Potremmo testare che il numero di fare uno start e testare che il numero di guess sia uguale a quello delle opzioni, cioè potremmo iniziare a buttare giù un pochino di cose. Quindi allora test if game created is not running, poi con le naming convention ognuno ha la sua, questa non è neanche la mia perché ammetto che sia veramente brutta. Comunque assert. Allora, quindi noi partiamo con il fruit game che viene creato, quindi noi andremo a verificare che is false il flag che ci dice ad esempio che il game is running. Altro test che potremmo fare è test if game created reflects option, non so come dargli dei nomi. Poi mi farò un, cioè, nel momento in cui, anzi, no, dobbiamo if game started in questo caso, perché noi qui lo dobbiamo fare partire. If game salute. Il rumore era il gatto nel perfetto silenzio, c'è cioè il gatto che ha. Quindi qui facciamo game start. Ah, una cosa da testare, ecco, forse che è meglio. Test if game started is running, perché a quel punto ci deve risultare, se io lo creo, lo avvio, devo andare a controllare che is true che il game is running, come
così ho verificato entrambe le condizioni. Altra cosa, test if game started, appunto, matches, che forse più option values, non so com'è, nel tentativo di fare un nome leggibile, ovvero cosa andiamo a verificare. In realtà poi abbiamo due cose da verificare, ovvero che il numero di tentativi che abbiamo sia uguale a quello delle opzioni, quindi queste sono tutte allora expected, ci aspettiamo come valore f game option max guesses, quindi ci aspettiamo che questi due valori siano uguali. Questo potremmo anche chiamarlo test if game matches, oppure guess count, che ne so, test if game guess game give. Test if allora guess is left matches option when game started. Si possono usare anche dei nomi. Ok, è collegato con lo smartphone. Windows mi chiede di riavviare perché è pronto. Incrocia le dita. Ok, test if combo length matches option when game started, che vuol dire che noi lanciamo il gioco e dobbiamo controllare che combo length, la lunghezza, sia uguale alla lunghezza della winning combo del nostro game. Ok, quindi abbiamo messo giù un po' di test, sarei curioso anche di farli eseguire, vediamo se combina qualcosa, perché ho scritto un po' troppo codice. Success, quindi c'è setup test here down, setup test here down. Ok, trovati 4, ignorati 0, fatti 4, nessuno in errore, quindi vuol dire che fino adesso il codice non è detto che sia corretto, ma rispecchia almeno le condizioni. Ho sbagliato i test, ma i test devono sempre essere così, assert, execute, assign se c'è bisogno, cioè assegnare variabili, esecuzione del metodo e test. Anche questi due casistiche che potrebbero essere testate assieme, essendo scollegate, andrebbero messe distinte. Poi se c'è un problema di lettura delle opzioni, o falliscono entrambi o vanno a buon fine entrambi, ma non vanno mai messe assieme, perché se il test fallisce e io correggo e poi rifallisce per un altro motivo, il test formalmente non è uno unit test valido. Quindi un po' di test li abbiamo creati. Cosa potremmo fare? Potremmo ad esempio verificare se in caso di vincita, allora come implementare la vincita? Infatti il problema poi della messaggistica in realtà è sottoporla a eventuali test, però potremmo esporre anche il... Allora andiamo un po' a analizzare la unit, vediamo cosa si può fare, perché io mi ricordo che abbiamo il default messenger, cioè abbiamo un messenger di default che viene messo a disposizione. Ok, quindi di default un message manager, default manager, quindi noi potremmo creare un message manager in modo da avere il nostro
e gestire in questo modo, come listening, i messaggi che arrivano dal nostro gioco, in modo da averne uno privato, perché questa è un'istanza di default che ci sta, però proviamo così. Come lo chiamiamo? Chiamiamolo Messenger, ad esempio, Messenger. Quindi qui la classe, abbiamo detto che si chiama Message Manager. Mi piace più Messenger perché è più corto. Ok, quindi quando noi creiamo il nostro gioco, creiamo anche il nostro Messenger. TeamMessageManager.create, e quando lo distruggiamo, se lo abbiamo creato, free and nil, lo andiamo a distruggere. Potremmo anche esporlo direttamente, perché oppure potremmo anche esporre, come dire, un metodo sul subscribe, ma non abbiamo qui di grossi problemi. Diciamo che esponendolo così esponiamo un'istanza che tecnicamente potrebbe anche triggerare dei messaggi, ma adesso non è che vogliamo diventare per forza pazzi, però vogliamo trovare il modo di, come dire, tenere un po' la logica suddivisa senza... ok, quindi cosa possiamo veicolare? Beh, possiamo veicolare senz'altro, quindi ad esempio il fatto che il gioco parta, potremmo dire. Potremmo quindi farci una bella unit nel core come progetto che si chiama Messages. Ok, quindi qui ci mettiamo un po' tutti i tipi di messaggi che vogliamo veicolare, quindi andiamo a usare la stessa unit, direi, sono formati un po' meglio, perché questa unit fornisce anche il message vero e proprio, il message base di message, da non confondere con the object message. Ok, ne abbiamo anche una versione con un valore. Comunque qui non ci confondiamo, perché non vado a mettere altri. Ad esempio, game start message the message, qui ci vorrebbe il payload. Come payload cosa potremmo utilizzare? In realtà potremmo, non mi piace molto avere riferimenti circolari, però non siamo costretti però a tipizzarlo, no? No, infatti noi abbiamo la versione tipizzata, perfetto. Page class, ossia boh, va bene, adesso tanto lasciamolo così e poi vediamo. Quindi questo potrebbe essere un messaggio di quelli che noi vogliamo andare a veicolare nel nostro game. Facciamo uso della unit messages nell'implementazione, mettiamola qui. Ci sono un altro po' di, come dire, di unit che potremmo spostare qui sotto, perché usiamo solo nell'implementazione. Ad esempio questo non usiamo niente, questo idem.
Allora, a questo punto, vediamo. Ad esempio, siamo in start. Proviamo a usare il nostro messenger, send message, sender, vabbè, sempre self, message base, facciamo un tgame start message, create, la dispose sarà, vediamo l'overload, sarà true per default, penso di sì, true. Quindi il messaggio viene veicolato e viene distrutto autonomamente dal sistema di messaggistica. Quindi qui semplicemente qualcuno che abbia sottoscritto questo messaggio, game start message, se ciò avviene lo riceverà. In realtà potremmo testarlo già direttamente. Quindi test if game start message sent when game started, ad esempio. Come famo? Semplicemente andiamo sul nostro game, facciamo un messenger subscribe to message. Qui dobbiamo aggiungere anche l'altra unit, adesso la andiamo ad aggiungere la nostra unit fruit mix messages. Oh, che bello questo LSP, non è perfetto, ma devo dire che comunque almeno dando un elenco delle unit. Message class è la nostra tgame start message. E qui ci va il listener method. Non mi ricordo la firma, ma la scopriamo all'istante. Team message. È una bella procedura che ha il sender che è fatta così. Ok. Procedure. Adesso la scrivo, poi la completiamo con calma, quindi che ti manca? Vabbè, va tipizzata, sì, ok. Questo è il messaggio, questo è il messaggio. Trino version, ci manca, allora ci manca qualcosa. No. Mi sa che Code Insight non si è aggiornato, non sta prendendo la versione aggiornata. Comunque, quindi qui cosa facciamo? Ci salviamo magari Pigeon Fighter. Finché non ho aperto questa live non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza di Dio. Buonasera. Vedi, si impara sempre qualcosa di nuovo. È il motivo per cui io ho iniziato a guardare le live, ho imparato un sacco di cose veramente da vari streamer che sviluppano, sgruffolando di qua e là, e quindi ho detto magari così qualcuno. Allora ci facciamo un bel flag, messaggio ricevuto, una cosa del genere, ok. Quindi mettiamo questo a true. Quindi abbiamo detto al gioco, ci scriviamo all'evento di game start, mettiamo un flag a true, un flag esterno, così viene catturato. Questo è l'effetto delle closure dei metodi anonimi. Non capisco come mai questa continua a darmi un errore. Per qualche motivo non dovrebbe, visto che l'ho fatto esattamente come lo voleva lui, quindi il message listener.
Vabbè, teniamolo lì. Linguaggio in ambito business, soprattutto in ambito business, è utilizzato, ha la sua veneranda età di oltre 25 anni, ma come del resto C++, JavaScript, Java, è costantemente aggiornato perché supporta anche le piattaforme mobile. Quindi Android, iOS, oltre che Windows, oltre che Mac, esce una release, più o meno ce ne sono un paio all'anno che vengono aggiornate abbastanza spesso, più che altro per la questione mobile, perché i produttori mobile, Apple e Android, cambiano spesso idee, riferimenti, versioni minime usabili sugli SDK e quindi. Però è ogni versione ultimamente diciamo che è abbastanza soddisfacente almeno per me, cioè aggiunge sempre delle cose abbastanza interessanti. È un linguaggio che deriva fu diciamo Object Pascal, da un Object Pascal ovviamente modificato e come dire ammodernato. Ah, giusto, mi scordo sempre Linux. Linux sia a livello server come programmi, console e daemon, ma anche come interfaccia perché c'è la FMX Linux, c'è una libreria FireMonkey per le applicazioni Android e iOS che volendo può realizzare dei client anche visuali anche per Linux. Quindi direi che sì, è sempre un po' un add-on, un po' visto come add-on quella parte lì, ma praticamente se uno se la vuole integrare basta che vada sul package manager. Io non so neanche al momento se ce l'ho installato, però non è out of the box, però è gratuito e una volta installato c'è un Getit che è il package manager. OBS sta uccidendo la macchina, mi sta bloccando l'ambiente di sviluppo, qualunque cosa faccia. E quindi sì, cioè il linguaggio ha ovviamente molte cose in più, dei metodi anonimi, generics, programmazione oggetti, interfacce e una marea di altre opzioni, quindi qui proprio non me lo rilascia più. Adesso provo a dargli magari un boost. Eh sì, OBS Studio che. Ah, c'è ancora questo attivo. Il mio countdown, che forse è anche quello che fa un po' di. È vero che usa solo la GPU, però. Ok, qui ho avviato un Frankenstein, non me lo farà più. Dovrebbero migliorarlo un po', ad esempio partire elencando un sottoinsieme dei package in modo che se uno è arrivato, se uno come dire vuole cercare qualcosa in particolare non debba aspettare o paginarlo o FMX Linux, vediamo se la trova già, è qua, quindi basta andare qui, fare install e included, quindi con la subscription, quindi è incorporato, è liberamente scaricabile. Poi ci sono anche dei sample project per le UI, quindi c'è un po' di materiale su cui lavorare. Allora, aspetta che finisco questa cosa qui, game start. Forse non gli piace questo. Mi sa che qui è l'LSP che sbaglia, visto che compilare beh, aspetta, però abbiamo detto, forse abbiamo parlato presto e ci aveva ragione. Ah, prego, poi se vuoi vedere altre live che ho caricato, ad esempio su YouTube, ma anche su questo canale. Nei giorni scorsi abbiamo fatto delle applicazioni tipo per grande schermo, come quella che uso io per fare il countdown, tipo questa, che adesso vedrai apparire, dove si può mettere il titolo della puntata, l'orario di inizio, tipo le 23:44, e lui, vabbè, adesso un po' esagerato, quindi
più di tot minuti non ci arriva. E lui fa il conto alla rovescia, doppio clic qui e si chiude, e quindi poi anche delle applicazioni mobile. Abbiamo fatto delle applicazioni mobile con quella feature dove praticamente tu inserisci, introduci l'utente alle funzionalità dell'applicazione, quindi quando parte che c'è quel mini wizard con l'immagine, con questa applicazione puoi fare questo, quest'altro, fai avanti. Abbiamo gestito le gesture. E una delle cose che apprezzo molto, mi piace molto di Delphi, è il fatto di, almeno per quel tipo di applicazioni, a volte lavorare anche con zero codice, cioè proprio con i componenti che ci sono all'interno, riuscire a fare delle applicazioni scrivendo veramente pochissimo e tutto in... Vado qui a vedere la guida perché non riesco proprio a capire qual è il problema. Secondo me sono uno scemo. Adesso ho capito perché non va. Perché questa è la classe del payload e quindi questo è il messaggio, ovvero i dati in generale. Io non devo ereditare da tmessage, ma devo veicolare un tmessage con dentro questo. Qui poi una classe in realtà potrebbe essere un record che vabbè, tanto qui dentro non c'è nulla. Ah, ottimo, così ho messo qualcosa su YouTube perché pian pianino Twitch pulisce, quindi skippando un pochino, però secondo me, come dire, ci si diverte abbastanza, ecco, diventa abbastanza divertente da usare quando, che è una delle cose che apprezzo di più, almeno dell'ambiente. E qui nel send message io in realtà devo fare una create di message di questa roba qui e dentro passare come value, quindi il payload, quindi questo è il il mio game start message in realtà qualche opzione ce la potremmo aggiungere perché diventa adesso lo dichiaro qui ma poi facciamo un po' di pulì, voglio essere sicuro di star facendo la cosa giusta, poi dopo magari. E quindi in realtà il messaggio che noi andiamo a recuperare, dove era l'errore qui? Qui questo è un message di game start message e questo idem, viene da dire. Leggiamo la documentazione perché a questo punto. Subscribe to message. Sì, esatto, vedi che c'è questo tmessage di questo. Ok, questo non è castato, ma va castato dopo. Tmessage const m di tipo tmessage. Vabbè, ci vuole anche la unit, giustamente. System messaging. Ok. Quindi questo è il message, questo è sempre il payload. Quindi questo si iscrive al payload. Qui se volessi estrarre delle informazioni le estrarrei, ma non mi interessano perché qui dentro non c'è praticamente niente, quindi anzi, forse facevo prima a lasciarlo come classe, guarda proprio. Lasciamolo come classe. Quindi var l game start
start message, tmessage, tObjectMessage, anzi create, devo quasi passare una stringa, ok, rieccomi su Windows 11, è andato tutto liscio, incredibile. Beh, mettendosi già dalla parte negativa era chiaro che se serviva andava tutto male, quindi allora game start, allora cambiamogli nome. Cambiamogli nome. Stiamo un po' complicando, eh. Siamo sicuri che il send message sia così? Potremmo farci un helper che facciamo prima per, come dire, ci manca il send che non lo vedo. Ah, perché siamo in subscribe to message, send message, sender message true. Ok. In realtà potremmo, sì, potremmo semplificarlo alla grande, ma quindi qui facciamo un bel invio di questa roba qui. Questo è il nostro message, ma volendo potremmo mettere tutto assieme, guarda. Create, create. L'importante è veicolare il messaggio, poi qui ci facciamo degli helper. Quindi tObjectMessage, il messaggio viene inviato. Questo è il payload, questi sono i test, questo è il subscribe che si scrive al... Vabbè, qui non penso di doverlo esplicitare, forse sì. Una cosa che probabilmente dovremmo mettere se non c'è già è il... Qui c'è tutta la parte del framework di test, già... Nel begin dovremmo metterci un report memory leaks on shutdown. Ok. Così sappiamo anche se abbiamo lasciato dei memory leak. Quindi create del gioco, assert assert, qui mancava un pezzo, quindi ci siamo iscritti a un messaggio, abbiamo messo un flag in questo metodo, facciamo lo start, quindi allo start il messaggio deve arrivare, quindi alla fine possiamo dire is, controllare che sia true il nostro message received. Facciamo anche una cosa per sicurezza, visto che sono variabili locali. A questo punto facciamo un build. Ok, dovremmo testare in realtà tutte le opzioni, quindi if game created message sent. Facciamo anche l'altro, dai. Test if game start message not sent when game not started. Più difficile da leggere che da... Ovvero mettiamo lo stesso flag, ci scriviamo all'evento e accertiamo subito dopo. Vabbè, questo in realtà è abbastanza...
sia false il message received. Vai che se non diamo lo start, tanto questo viene abbastanza superfluo, però va bene, tanto questo andrebbe, come dire, creato nello specifico in questo test, quindi bisognerebbe fare un game. Allora, run without debugging, ci fidiamo, ma sì, dai, c'è un bel run. Passati 6, trovati 6, ignorati 0, passati 6, leak 0, fail 0, errore 0. Vediamo se mi dà dei memory leak. No, però magari memory leak non funzionano, vediamo. Adesso provo a commentare questo free. Sa che in questo tipo di progetto non funzionano, però quello lo possiamo testare nell'applicazione direttamente, quindi ok, sì, sono andato in debug, quindi source, a meno che non ci sia già questo flag, ma direi di no. Quindi corretto, quindi i messaggi vengono veicolati, quindi noi potremmo utilizzare il sistema di messaggistica già incorporato in Delphi per creare un messenger. In questo caso non usiamo il default, ma ne facciamo uno correlato al nostro gioco in modo che rimanga slegato dal resto, per veicolare dei messaggi agli eventuali client che hanno necessità di ricevere delle informazioni tipo il gioco è partito, il gioco si è fermato, eccetera eccetera. Un po' di implementazione l'abbiamo già messa, abbiamo scritto dei test, li abbiamo riscritti, quindi se il gioco non è running appena creato, che sia running quando viene inizializzato. Quindi qui potremmo aggiungere che test if game not running if when giving up, cioè quando ci arrendiamo facciamo un game, facciamo uno start, facciamo un game e facciamo give up. Assert is false game is running, cioè quando noi diciamo che ci molliamo non dobbiamo più avere il gioco in che running è più un playing. Poi possiamo testare anche test if game if guess is left is 0 equals 0 o 0 semplicemente when giving up, cioè quando noi prendiamo il gioco, iniziamo la partita e poi gli diciamo mi arrendo, assert are equal expected, ci aspettiamo che sia 0 il numero di guesses left, di tentativi che abbiamo ancora a disposizione. Quindi pian pianino potremmo censire una quantità di test abbastanza ricca per testare tutto ciò che ci viene in mente. Al momento ne abbiamo 8, vanno tutti a buon fine, quindi il fatto poi di rimescolare, rimaneggiare un po' la nostra logica mentre codifichiamo e andiamo a aggiungere dei test, li vediamo comunque sempre passare, vuol dire che abbiamo buona fiducia, diciamo, non la certezza matematica, ma comunque buona fiducia che tutte le condizioni che abbiamo censito e che stiamo ogni volta testando, tra l'altro in maniera molto veloce, proprio una frazione di secondo, continuano a essere rispettate, e in questo modo andiamo più tranquilli a cambiare la logica del nostro fruit game, perché sappiamo che se introduciamo eventualmente una regressione, dato che al momento passano tutti i test, ce ne accorgiamo abbastanza facilmente. Allora,
Direi che per stasera abbiamo fatto abbastanza, quindi abbiamo fatto sei test, abbiamo rimesso un po' della logica attuale, dobbiamo gestire la vincita, però secondo me questa è poi una cosa che potremmo fare contestualmente allo sviluppo magari di un'interfaccia grafica ed eventualmente sistemare un po' questo magari giovedì che facciamo. Se salvo imprevisti un'altra live, sistemiamo un pochino la messaggistica e iniziamo magari ad agganciare questi messaggi a un'applicazione visuale o un'applicazione console. Adesso vediamo, ma l'idea è quella di iniziare a fare qualcosa con FireMonkey, a divertirci mettendo giù un'interfaccia con la nostra frutta, fare dei drag and drop, mettere delle animazioni, degli effetti, quindi insomma un po' di cose che oltre al mero codice fanno, cioè, che ci facciano anche un po' vedere qualcosa di tangibile e lavorare, anche se noi attualmente con quella logica del nostro gioco potremmo dire di averla quasi del tutto testata, perché abbiamo comunque inserito dei test, ce ne mancano ancora molti, ma potremmo aggiungere ad esempio dei tentativi, giovedì calcetto. mi sembra giusto. Ci mancano ancora un po' di tentativi, però, come dire, direi che siamo abbastanza a buon punto e l'abbiamo un po' ricostruito, rispetto all'implementazione precedente che era un pochino più incasinata, e poi vediamo come riprendere. Però direi che possiamo entrare nel vivo. Ok. Quindi cambio schermata, direi che non so chi c'è ancora collegato perché questo non si aggiorna, quasi mai, non si aggiorna comunque. Adesso provo. Shutdown source will not be refresh. C'è il refresh. Ok, direi che siamo un po' pochini stasera per fare qualsivoglia ride, ma ci sta anche perché siamo in estate, c'è caldo, c'è bel tempo e quindi la gente in vacanza, ma finché si può, quando c'è qualche minuto, codifichiamo e facciamo finché possiamo. Ok. Niente, grazie a chi si è collegato, chi è rimasto collegato a fare compagnia. Siamo io e te, sì, ma a volte vedo, c'è una dashboard dove vedo un numero diverso, c'è cioè chi passa, chi si scollega, quindi è un po' un via vai, ma comunque direi che ci sta per essere lunedì. E poi adesso penserò anche a delle nuove iniziative per fare qualcosa di un po' più interessante, coinvolgere anche qualcuno, così magari allarghiamo un pochino il giro. Niente, io direi che qui chiudo tutto, sono abbastanza soddisfatto, è una cosa molto semplice, quindi proprio sempre per dare magari delle live qui da vedere per i canali, anch'io. Se ti metti in vasca, io non penso. Con qualcun altro funziona, arrivano anche 2.000, 15.000. Alcuni è stato anche bannato, però. Quindi, no, anch'io faccio spesso saltellare per i canali, guardo retro gaming, guardo, dipende un po' da quello che trovo. Quindi, infatti, adesso andrò a fare un giretto mentre mi rilasso un attimo. E grazie della compagnia durante la codifica. E niente, per chi c'è, chi vedrà questa live in differita, per chi c'è, ci vediamo salvo imprevisti giovedì. Direi buon proseguimento di serata, anzi buonanotte per chi va a letto, buon saltello tra i canali e direi alla prossima.